il punto della situazione a Radio Incontro tutti i giorni. Benvenuti a Radio Incontro. Oggi parliamo con il professor Alessandro Miani, che è il presidente SIMA, e parliamo di un nuovo master dell'Università Unicusano. Si chiama Medicina Ambientale, ma ce lo spiegherà in maniera dettagliata direttamente il professor Miani. Buongiorno. Buongiorno a lei. Bentrovato naturalmente a Radio Incontro. Parliamo di questo master, è un argomento molto interessante. Esattamente, beh, innanzitutto è la prima volta che in Italia si realizza un master universitario in medicina ambientale. Il master è nato dalla collaborazione della SIMA, della nostra società scientifica, società italiana di medicina ambientale, con l'Università Niccolò Cusano, che è leader nella formazione per via telematica, insomma, online, intanto per intenderci. E uno potrebbe già domandarsi come mai un master di medicina ambientale si possa svolgere solamente online. Da un lato, diciamo che la prima edizione nasce nell'era Covid e quindi le docenze per via telematica sono diventate, diciamo, un'abitudine in tutte le università italiane. Ma dall'altro, essendo la medicina ambientale un approccio multidisciplinare atto a far sì che ciò che noi chiamiamo ambiente, ovvero sia ciò che ci pervade, ossia ciò che noi mangiamo, ciò che noi respiriamo o beviamo e ciò che ci circonda, non sia occasione per, non sia un fattore scatenante, ecco, meglio dire così, di malattie, infortuni o morte prematura, ovviamente l'approccio è multidisciplinare, nel senso che il termine medicina può essere fuorviante da un certo punto di vista. È sì una branca della medicina, ma all'interno della medicina ambientale ci sono molte figure. Abbiamo ingegneri, abbiamo chimici, fisici, climatologi, agronomi, economisti, giuristi, persone che si occupano di ingegneria ambientale come di ingegneria delle costruzioni, dei materiali. Insomma, l'approccio è veramente completo e complesso. E perché è così completo? Perché noi sappiamo quelli che sono i determinanti ambientali per la salute, quindi l'inquinamento atmosferico, l'inquinamento dell'acqua, l'inquinamento della terra, l'inquinamento elettromagnetico, insomma ne abbiamo purtroppo moltissimi esempi di sorgenti emissive di inquinamento che possono, e purtroppo non solo possono, ma lo fanno, intercettare e colpire la salute umana. Però la salute umana è strettamente collegata alla salute animale, alla salute anche vegetale, quindi dell'ambiente più in generale. E ognuna di queste problematiche ha degli impatti diretti anche in termini economici e anche in termini giuridici, perché un sistema per risolvere il problema è quello di intervenire nei confronti del decisore, del legislatore, e quindi nel proporre anche soluzioni che siano di medio o lungo periodo attraverso l'introduzione di leggi, di linee guida e via dicendo. Quindi, se riesco a spiegarmi, la medicina ambientale è una disciplina che è regolamentata a livello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e che interessa la salute pubblica. E come sappiamo, la salute pubblica non è solo la medicina, la diagnosi, la terapia, la prevenzione, ma è anche una visione complessiva che impatta a tanti livelli, fino ad arrivare appunto a quello del decisore, ossia della produzione su base scientifica di leggi ad hoc che possono andare a risolvere alla base quelli che sono i problemi ambientali che impattano sulla salute umana. Quindi il master partirà il 1° agosto e è rivolto non soltanto ai laureati in medicina, ma anche in discipline scientifiche, ingegneristiche.
Esattamente, anche umanistiche, insomma, è rivolto a tutti i laureati che hanno un titolo di laurea magistrale di 4, 5 o 6 anni, essendo un master di secondo livello. I docenti sono tutti professori universitari che appartengono al nostro comitato scientifico e alcuni che vengono direttamente dall'Università Nicolò Cusano. Sicuramente un medico può trarne, diciamo, un beneficio immediato, nel senso che acquisisce una formazione specifica da portare direttamente nella sua attività pratica, clinica, diagnostica, ma anche un ingegnere piuttosto che un laureato in economia e commercio, piuttosto che in legge o in biologia, ne trae delle conoscenze che sono spendibili nell'attività lavorativa, ma sono anche una occasione per incominciare ad entrare più a fondo in un tema che sta impattando l'economia a 360 gradi. Pensiamo allo sviluppo sostenibile, ai cambiamenti climatici, all'economia circolare, e come dicevo prima, sono dei mezzi per andare a fare anche una sorta di prevenzione, ossia sono una risposta diretta alla prevenzione sanitaria. Il corso sarà anche arricchito da seminari in presenza, webinar. Senza nessun dubbio, sempre per via del Covid, se sarà possibile, saranno fatti anche in presenza, altrimenti verranno fatti per via telematica dei webinar. Questi seminari sono fatti per portare dei casi concreti, quindi dei case studies o delle attività che già oggi si svolgono presso diverse aziende, quindi che partono dalla ricerca scientifica, quindi la ricerca e sviluppo in ambito aziendale, perché molta tecnologia, e oggi l'Italia è ricca anche di start-up e di brevetti in tal senso, è una forma per fare prevenzione. Pensiamo per esempio all'indoor, al problema dell'aria inquinata in casa, che è mediamente 5 volte superiore rispetto, più inquinata rispetto a quelle esterne. Noi passiamo il 90% del nostro tempo in ambienti confinanti, in ambienti chiusi. Ecco, per poter monitorare quest'aria esistono dispositivi per la purificazione, esistono una serie di dispositivi che vengono dalla tecnologia, vengono dal mondo dell'industria e vengono sviluppati grazie ad attività di ricerca e sviluppo con persone esperte in medicina ambientale. Quindi è importante anche per il singolo individuo. Esattamente, è importante. Io dico che un master è un arricchimento culturale personale, questo di base, e ovviamente per chi svolge un'attività, che sia in un laboratorio di ricerca e sviluppo, che sia perché segue attività dal punto di vista giuridico piuttosto che economico, ed è consulente in questo, soprattutto per chi è biologo, chimico, medico, biochimico industriale, o ingegnere ovviamente nei settori dell'ambiente e dell'industria, è un arricchimento che può essere anche poi speso direttamente all'interno della propria attività per una crescita personale. Certo. L'obiettivo nostro come Società Italiana di Medicina Ambientale è quello di portare in ambito universitario, come già lo abbiamo in ambito scolastico, al maggior numero, alla platea più grande possibile, delle informazioni scientificamente certe, ovviamente con dei diversi filtri di semplicità. Ovviamente se ci rivolgiamo a persone laureate che fanno un master universitario, parleremo in termini ovviamente molto più professionali che non con i bambini delle scuole primarie, però la prevenzione pre-primaria passa proprio attraverso la formazione e la conoscenza del problema e l'individuazione delle soluzioni. È un problema che sta impattando in maniera molto pesante a livello mondiale, ma anche a livello italiano. L'Italia, non dimentichiamocelo, è uno dei paesi che per alcune tipologie e forme di inquinamento è quella che miete più vittime in Europa.
Ringraziamo allora il professor Alessandro Miani, che è presidente del SIMA, come ha già spiegato lui, Società Italiana Medicina Ambientale, che si occupa di tutte le tematiche riguardanti appunto la medicina ambientale. Per informazioni riguardo al master si può accedere a www.unicusano.it. Saranno i docenti del SIMA e dell'università insieme a portare avanti questo master, professore? Sì, certo, il grosso, diciamo così, dei docenti sono professori universitari di diverse università, primarie università italiane, che fanno parte del nostro comitato scientifico e che tratteranno il maggior numero dei crediti universitari. E poi ovviamente c'è un contributo importante anche da parte di docenti dell'Università Niccolò Cusano. Io la ringrazio e naturalmente le auguro buon lavoro. Grazie infinite a lei e grazie per l'ospitalità e un saluto ai suoi ascoltatori. Grazie.